più che cantare le glorie del passato, vogliamo cercare di affrontare le sfide che ci presenta il mondo giovanile nel presente, no? E cercando di trovare ispirazione a Don Bosco, come lui è riuscito, dicevo prima di tutto, a leggere la realtà giovanile e come soprattutto è riuscito a dare un'offerta educativa. Lo abbiamo sentito per esempio nella testimonianza di Umberto Eco, no? Un oratorio che diventava veramente una casa dove loro trovavano accoglienza, un cortile dove si imparava a convivere con altri, una scuola che preparava per la vita, una chiesa che li aiutava a sviluppare i valori fondamentali. Vuol dire allora che noi dobbiamo cercare di vedere come interpretare proprio la risposta di Don Bosco nell'oggi. Dico ai giovani: non lasciatevi rubare la vostra gioia, ma questo deve venire dal cuore, non è a buon mercato, non si trova, si identifica con paradisi fasulli, no, 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 è frutto veramente prima di tutto del senso della vita, della capacità di amare e proprio di mettere in gioco la propria esistenza per gli altri.